nato Gesù in Betlemme di Giuda, al tempo del re Erode, ecco, dei magi arrivarono dall'Oriente a Gerusalemme e chiesero: dov'è il re dei Giudei nato da poco? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode si turbò e con lui tutta Gerusalemme, e radunati tutti i grandi sacerdoti e gli scribi del popolo, domandò loro dove doveva nascere il Cristo. Essi gli risposero: a Betlemme di Giuda, così infatti è stato scritto dal profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minore tra le principali città di Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà Israele, il mio popolo. Allora Erode, chiamati in segreto i magi, volle sapere da loro minutamente da quanto tempo la stella era loro apparsa. Poi, inviandoli a Betlemme, disse: andate e fate diligenti ricerche. Quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure vada ad adorarlo. Essi, udito il re, partirono. Nel racconto della Natività è il segno dell'annuncio dato non solo al popolo ebraico, ma pure al mondo pagano, e cioè la chiamata di tutti attorno al messaggio di salvezza. Dopo i poveri, gli stranieri, dopo i vicini, i lontani. Essi giunsero dal lontano Oriente alla ricerca del re dei Giudei. Cercarono Gesù con impegno, non temettero la fatica del lungo cammino. Quella stella luminosa che camminava nel cielo e poi si fermava era un fenomeno assolutamente diverso da ogni fatto astronomico. Si trattava di un avvenimento miracoloso, estraneo al normale corso degli avvenimenti spaziali. Poteva essere un presagio, perciò cercarono con impegno e tenacia. Anche noi, sulla scia dei magi, desiderosi di incontrarlo, ci incamminiamo su per la collina fino alla grotta. Forse talvolta ci siamo allontanati da lui, ma è tempo di ricominciare a cercarlo con la stessa tenacia, senza lasciarci fermare dagli ostacoli, dalle difficoltà e dai dubbi, perché sappiamo che Gesù è il vero re, la vera luce. Ed ecco, la stella che avevano veduta in Oriente li precedeva, finché, giunta sopra il luogo ove era il fanciullo, si fermò.
magi, vedendo la stella, furono ripieni di una grande gioia. Ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Aperti poi i loro tesori, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Oro perché riconobbero in lui il re, mirra perché riconobbero in lui l'uomo, incenso perché riconobbero in lui la divinità.
decorazione dei presepi. Il signor D'Amato ritira la targa per il quinto premio. Gli alunni della scuola elementare, con vivo entusiasmo, ritirano la targa per il terzo premio consegnata loro dal signor Pino Fiorino. Il signor De Lucia, classificatosi al secondo posto, riceve il premio dalle mani di Ciro Tavolaro. E infine il signor Angelo Capuzzimati, primo classificato, riceve la targa dalle mani del presidente dell'Associazione San Giuseppe, signor Giuseppe Tavolaro.